Benvenuti cari ai racconti della strega. C'è una scoperta che potrebbe cambiare il destino dell'umanità, rivelando dettagli scioccanti sulla sua storia. Poi c'è un governo che ha subito pressioni diplomatiche da parte degli Stati Uniti e del Vaticano al fine di non divulgare le informazioni riguardanti. C'è un Dipartimento Zero dei servizi segreti che ha svolto delle ricerche approfondite, ma anche il Pentagono, che ha mandato sul posto un satellite usato per spionaggio geodetico in una missione esplorativa. C'è il gruppo Bilderberg, una delle più grandi organizzazioni massoniche del mondo, e anche l'Ordine degli Illuminati, che hanno cercato di prendere il controllo sia del luogo della scoperta che della spedizione. C'è, o forse ci sarebbe. Buona visione! Questo è il risultato di quello che si trova in rete facendo ricerche sui Monti Bucegi, un gruppo montuoso della Romania centrale, situato a sud della città di Brasov, a 2500 metri di altitudine. Non è una montagna qualsiasi, e lo dimostrano centinaia di articoli pubblicati, ognuno col sottotitolo avvincente: L'enigma di un'incredibile struttura, dentro queste montagne misteriose che sembrano celare un segreto. A tutto questo si aggiunge la presenza di una struttura rocciosa scolpita dal vento a 2200 metri di altitudine, considerata una sfinge al pari di quella di Giza. E allora il mistero si fa inquietante. La curva dei Monti Bucegi è avvolta da secoli da un'aura di singolare esoterismo e singolari sono anche le sue attrazioni d'origine geologica, che racchiudono una moltitudine di strani fenomeni testimoniati dagli abitanti del luogo e studiati da molti scienziati. Si tratta di avvistamenti di esseri eterei o mitologici, spesso confusi con elementi religiosi. Molte croci cristiane si trovano nei luoghi delle apparizioni e soprattutto misteriose scomparse tra le nebbie di quei monti, che negli anni 80 cominciarono a preoccupare le autorità. Nel 1985 si registrò un episodio che convinse il dittatore Nicolae Ceausescu a mandare sul posto i più grandi esperti di fenomeni paranormali, appartenenti al cosiddetto Dipartimento Zero, una sorta di X-File rumeno fondato nel 1968. Nel paese Scajeni, un contadino che piantava un meleto si trovò davanti un vero e proprio cimitero di giganti. Come affondava la pala di qualche metro, si trovava intralciato da resti di scheletri umanoidi che superavano i 2,5 metri di altezza. Accanto agli scheletri completi, gli abitanti del villaggio trovarono anche frammenti di ceramica, gioielli e strane statue metalliche alte circa 3 metri. Si narra che un team di archeologi fece scomparire tutto in fretta. Nessuna dichiarazione pubblica, solo ricordi e racconti che ancora non si possono ascoltare. Negli anni 90 cominciarono a trapelare le prime indiscrezioni, ma l'attenzione del mondo iniziò a concentrarsi su questo luogo a partire dal 1993, quando la Terra iniziò a tremare ripetutamente, terrorizzando gli abitanti. L'inspiegabile peculiarità delle scosse sismiche era che si potevano avvertire in una superficie piuttosto limitata e solo tra le 20 della sera e le 3 del mattino. Chi ha sperimentato questo terremoto su Genesis sostiene che si poteva avvertire l'eco di un rumore sordo risalire dal sottosuolo, come se il pavimento stesse per crollare sotto i loro piedi, come se la montagna fosse vuota al suo interno.
ci furono oltre 100 scosse sismiche, uno sciame che sembrava inarrestabile fino all'improvvisa sparizione per i 10 anni a venire. I geologi, sotto l'impulso delle autorità romene, ossia del Dipartimento Zero dei Servizi Segreti e soprattutto del Pentagono, presero ad analizzare la specificità di quel territorio e attraverso delle misurazioni e dei satelliti si cercò di identificare la struttura del territorio. Si trovarono dinanzi a dati inspiegabili. Sembrava davvero che sotto quelle montagne la terra fosse cava, ma il nucleo più profondo di quel vuoto terrestre pareva insondabile a ogni verifica, una sorta di barriera che respingeva ogni tentativo di analisi. Nel 2002 il fenomeno dei terremoti riprese. I bucegi tremarono nuovamente, seguendo le stesse modalità a fasce orarie. Le autorità romene e americane ritennero che fosse giunto il momento di agire. Nel 2003 si diede inizio a trivellazioni della montagna e dopo numerosi fallimenti un'equipe internazionale raggiunse una singolare galleria sotterranea. Parve subito evidente a tutti che ci si trovava dinanzi a una galleria artificiale. Le pareti erano perfettamente lisce, senza traccia di irregolarità naturale. L'aspetto era simile ad un tunnel della metropolitana. La squadra proseguì per il ramo del tunnel che scendeva. A questo punto, la storia già inverosimile assume tratti di pura fantascienza. In merito a questa scoperta, Radu Chinnamar, un autore misterioso, visto che ha usato uno pseudonimo, pubblicò nel 2006 un libro esoterico che avrebbe come principale fonte César Bred, direttore dell'altrettanto misterioso Dipartimento Zero dei Servizi Segreti Rumeni, e questa è la sua testimonianza. Gli esploratori raggiunsero un'imponente porta che appariva di tipo scorrevole. La squadra dovette però arrestarsi qualche metro prima del battente perché si vedeva distintamente una parete luminosa in cui una qualche forma di energia sbarrava ogni tipo di accesso, uno scudo energetico ad elevata tensione. Coloro che tentarono con adeguate protezioni di oltrepassare la parete sono morti di collasso cardiaco, mentre i tentativi di far passare oltre la barriera dei materiali non organici ne produsse la semplice polverizzazione istantanea. Incredibile, ma vero o falso che sia, c'è un caso analogo in Iraq, in un terreno con le medesime anomalie geologiche. Un'equipa americana si trovò bloccata da una simile barriera energetica. In Romania pare che l'epilogo fu differente, poiché alcuni componenti dell'equipe, dotati di una determinata tensione energetica che funzionava in simpatia con quella che vibrava nella parete luminosa, riuscirono ad oltrepassare il varco, dischiudendo così la successiva porta metallica. Oltre a questo doppio sbarramento, il tunnel si modificava sviluppando una struttura più complessa, fino a portare i visitatori all'ennesima barriera energetica di un colore verde pallido che funzionava con modalità simili alla prima. Le fonti ci riferiscono che ci si trova in una grande sala artificiale dalle misure inaspettate di una lunghezza di 100 metri e un'altezza di 30. Nella stanza dominano alcuni tavoli dalla forma insolita e dall'altezza di 2 metri. Sopra apparivano iscrizioni che sembravano dei geroglifici in una lingua sconosciuta dalla forma cuneiforme. Gli unici simboli che gli esploratori riconobbero furono cerchi e quadrati. Appoggiando le mani su questa simbologia aliena, le pareti della stanza trasmettevano una serie inaspettata di immagini olografiche. Sembravano ai presenti immagini della Terra e di altri luoghi non conosciuti.
Qui gli appartenenti alla spedizione osservarono i contenuti proiettati dagli ologrammi, appresero molte informazioni sulla nostra storia, rendendosi conto di come la maggior parte di quella conosciuta sia sbagliata. Al centro della sala, dietro un pannello, videro appoggiata ad un piedistallo un'anfora. Al suo interno si trovava una finissima polvere bianca, una forma purissima di oro monoanatomico. Questa polvere, se ingerita nella giusta quantità, mette in atto un meccanismo di autorigenerazione del corpo e quindi produce una sorta di ringiovanimento fisico. L'autore del libro aggiunge che nella struttura ci sono tre tunnel. Quello di sinistra porta a una base segreta egiziana. Il tunnel di destra porta a una struttura simile nell'altopiano del Tibet, che si divide a sua volta in tre ramificazioni. Una a Buzau in Romania, un'altra in Iraq e la terza nel deserto dei Gobi in Mongolia. Il terzo tunnel, quello centrale, si inoltrerebbe nelle viscere della terra, dove sembra esistere un mondo sotterraneo chiamato Agartha. L'autore sostiene che nel momento in cui il governo rumeno stava per dichiarare lo stato di emergenza nell'area dei Monti Bucegi, decidendo per la divulgazione ufficiale con prove fotografiche, alti funzionari degli Stati Uniti arrivarono a Bucarest, intimando allo Stato rumeno di non fare pubbliche le rivelazioni sui Monti Bucegi. Dopo 24 ore di trattative, si strinse un accordo definitivo tra la Romania e gli Stati Uniti. Lo Stato rumeno decise di rinviare la divulgazione e di presentare le scoperte al popolo in maniera graduale. Nel 2009, un canale televisivo nazionale di notizie, Antenna 1, ha avviato un'indagine sui giganti e i loro tunnel segreti sotto le montagne Bucegi. Appena il loro servizio è andato in onda, hanno ricevuto una telefonata in diretta da un uomo non identificato che minacciò di morte i giornalisti se non avessero fermato le indagini. Dalla registrazione, reperibile in rete, l'uomo parla di un gioco pericoloso da evitare. Tutta questa storia ha davvero dell'incredibile. Potrebbe trattarsi di una bufala orchestrata ad arte. O siamo davvero davanti a una sorta di incidente di Roswell in Romania? Miei cari, che storia davvero particolare e direi anche unica questa dei Monti Bucegi. Ringrazio molto Alex che ci ha tenuto a farmela conoscere. Ovviamente io attendo sempre i vostri commenti, sono curiosa di sapere cosa ne pensate, se credete che sia davvero una bufala tutta questa storia oppure se come sempre c'è un fondo di verità. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio molto, sono felice della vostra presenza e come sempre vi aspetto al prossimo mistero.